Ora la cronaca c'era chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio con 27 auto, chi una scuola di ballo e persino chi si è inventato di avere dei figli. Hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato da ben 20 milioni di euro i carabinieri del comando interregionale Ogaden, i quali insieme con i militari, comando tutela del lavoro, tra il 1 maggio e il 17 ottobre scorsi hanno scoperto 5.000 irregolarità tra campagne Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Ben 1.338 di questi indebiti percettori del reddito di cittadinanza erano già noti alle forze di polizia. 90 hanno condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo. Le irregolarità emerse sono complessivamente 4.839, il 12,6% dei 38.450 nuclei familiari controllati.